A Teramo continua a tenere banco in città la questione legata ai parcheggi dopo l'esposto presentato alla Corte dei Conti da parte del consorzio Shopping in Teramo Centro per chiedere la revoca della convenzione tra Comune e la società di gestione dei parcheggi EasyHelp. Oggi è arrivata la replica da parte dell'assessore di riferimento Antonio Filipponi, con la volontà di spegnere le polemiche. Noi abbiamo verificato a tempo debito tutte le procedure, chiaramente, che sono tutte validate da tutti gli uffici amministrativi, quindi sotto questo aspetto non abbiamo dubbi. Va bene che ci sia una verifica anche da parte di alcuni di loro, perché poi insomma, si tratta di una parte dei commercianti, quindi insomma, quando c'è un'azione che può portare alla trasparenza va bene anche per noi, ci mancherebbe altro perché non c'è assolutamente nulla da nascondere. Il tema principale è continuare in realtà a lavorare per migliorare una convenzione che sicuramente può essere migliorata ed è quello che stiamo facendo. Quindi porte aperte ai commercianti per sedersi intorno a un tavolo. Sempre, le porte sono sempre aperte, noi non abbiamo mai chiuso le porte, abbiamo sempre anche ascoltato quando avevano i fischietti in bocca perché non c'è mai, insomma l'atteggiamento deve essere sempre quello dell'ascolto, anche quando c'è una protesta che voglio dire raccoglie comunque una, non lo so, anche una difficoltà probabilmente, no? Perché è una difficoltà tra l'altro comune in molti centri storici, quindi l'ascolto c'è sempre. I commercianti residenti teramani hanno più volte espresso la loro ferma opposizione all'attuale gestione dei parcheggi a pagamento, ritenuta responsabile di scoraggiare le visite nel centro storico. Per questo motivo il Comune ha annunciato la volontà di voler lavorare in sinergia con i commercianti in modo da migliorare il piano attuale. Sappiamo che in qualche modo dobbiamo ridurre i costi delle prime 3 ore, in particolare degli stalli blu, perché sono stalli di alta rotazione, e dobbiamo sistemare tutta la vicenda relativa all'avviso di cortesia e quindi evitare di sanzionare chi arriva a pagare in ritardo il ticket. Ecco, questi sono i due approcci principali in questo momento. Stiamo lavorando, veramente fra pochissimi giorni dovremo avere delle risposte molto chiare, dovrebbero arrivare delle delibere in questo senso. Quindi ecco, speriamo che questo clima in qualche modo possa migliorare e si possa arrivare anche ad occuparci dei problemi anche reali del commercio che comunque passano anche attraverso altri argomenti.